stato fatto da Davide, da Zuan, che io ho avuto modo di conoscere e di apprezzare grazie al mio amico Nicola Vitali, e che è veramente straordinario per quello che fa. E noi facciamo da ponte con gli italoamericani, con gli Stati Uniti. Possiamo noi come consolato ingaggiare appunto il Reputation Lab per vedere quale impatto possono avere le attività di questo consolato, nello specifico per Love at Detroit, che si farà nuovamente a settembre di quest'anno e per il quale questo consolato ha vinto il primo bando del Ministero per la città della creatività italiana nel mondo. Parlando poi con Davide scopro che in realtà queste ricerche possono andare indietro 12 mesi nel tempo, quindi non solo avremo un impatto dell'evento futuro, ma riusciamo ad avere anche una cognizione di qual è l'impatto che ha avuto quest'ultima edizione, la prima edizione che abbiamo avuto di Love at Detroit. E infatti poi ho chiesto a Umberto anche di venire a presentare questi suoi questi dati all'interno di Love at Detroit di settembre, in cui faremo la seconda edizione dell'Italian American Future Leaders Conference. La reputazione degli italoamericani, come sentirete questa sera, migliorerà di anno in anno. Siamo certamente una comunità di persone di successo in ogni ambito, dagli affari alla politica, allo sport e alla cultura. Questo fatto è confermato nel primo sondaggio dell'Italian American Reputation Lab. Mi è stato chiesto di parlare in particolare dell'Italian American Reputation Lab, che è uno strumento molto utile dal mio punto di vista come presidente della National Italian American Foundation. Prima dell'Italo-American Reputation Lab non esisteva un modo specificamente mirato e facile per misurare la reputazione degli italoamericani. Più informazioni possiamo raccogliere dall'Italian American Reputation Lab, più possiamo citarne e più i media continueranno a scrivere cose positive su di noi come gruppo etnico. Quindi devo ringraziare sia David che Umberto per aver realizzato il concetto dell'Italian American Reputation Lab.